Stanotte si sentiva di qui, non so poi dove, il cannoneggiamento dell'antiaerea, sul cui fondo si staccavano ogni tanto esplosioni considerevoli. Io non nomino i sentimenti per non gualcirli e per essere più sicuro della loro esistenza. Così continui a montare il 19 novembre 42 in una lettera di morte, in una lettera di condoglianze per un lutto montaliano, in una lettera in cui Contini parla della scomparsa del figlio ventenne in Russia di un suo collega di università. Ed è agli anni della guerra, è la vicenda della guerra che può essere assunta come primo riferimento utile a definire gli estremi della fase più intensa e ricca dell'esperienza politica di Contini. D'altra parte, la lettera che citava Claudio stamattina a Russo, sempre del 42, il disgusto per il condito e l'interesse solo per il condento, può essere facilmente letta anche in chiave politica. Siamo in un momento di riflessione e di svolta. Come provvisorio labile termine ad quem si potrebbe invece citare una interessante lettera politica ad Ignazio Silone del 16 gennaio 1950, e non altro che politico poteva essere il rapporto di Contini con Silone, dubito che ci potessero essere grandi affinità letterarie. La lettera, ripeto, è di notevole interesse. Caro Silone, Codignola deve averle parlato del mio desiderio di iscrizione al PSU, manifestatogli nei giorni stessi del congresso di Firenze sulla base delle informazioni di stampa. Ignoravo l'esistenza di un manifesto degli intellettuali, virgolettato, sempre in questa lettera la parola intellettuali è virgolettata, e mi pare probabilissima a priori la mia adesione, ma desidererei, perché essa possa farsi attuale, che lei me ne mandasse il testo. Purtroppo i soliti fatti accademici mi obbligano all'esilio in una università straniera e perciò non sono al corrente o con ritardo. Lei mi chiede nomi d'amici ai quali codesto aspetto dell'attività del PSU possa interessare. Non le cito nessun intellettuale propriamente detto, poiché quelli politicamente rispettabili lei li conosce meglio di me. Ma eccole qualche recapito di persone per bene, affini al nostro ordine di idee e per la maggior parte già iscritti al Partito d'Azione. E anche l'elenco dei nomi è piuttosto interessante. Armando Mastrangelo, Sandro Sinigaglia, dei chimici Federico Rolla di Novara, e poi il dottor Dante Isella, il professor Silvio D'Arco Avalle, il professor Renzo Federici, Sergio Antonielli, Ignazio Baldelli, Giovanni Macchia. Ma anche personaggi rilevanti della stagione resistenziale, Licisco Magagnato, qualificato come funzionario di museo, storico dell'arte, protagonista della resistenza in Veneto e uomo legato al circolo dei piccoli maestri, è uno degli amici di Meneghel. Emerge quindi con grande chiarezza questo microcosmo di riferimenti continiani, conclude la lettera, a tutti può citare la mia presentazione, qualcuno sarà magari già iscritto. Il riferimento al manifesto è verosimilmente al manifesto Europa, Cultura e Libertà firmato da Silone, ma allora se ne produssero molti, quindi questa è una delle ipotesi che posso avanzare. Approdo politico incerto e fragile, il PSU nato nel 49 sarebbe finito nel 1951 con la confluenza nel Partito Socialdemocratico. Era di nuovo appunto un approdo fragile come i precedenti approdi politici continiani. Già oltre però, e questo è interessante, la soglia della breve stagione del pubblicista e commentatore politico, stagione che avrebbe potuto essere ripresa in Italia se avesse avuto seguito il progetto, discusso a lungo con Capitini e con altri, di fondare un periodico o un quotidiano di area postazionista liberal-socialista fra 1946 e 1947, un progetto che occupa varie lettere del carteggio con Capitini, ad esempio. Non può essere sottovalutata, ed è peraltro documentatissima, l'intensità con la quale Contini visse nel corso degli anni 40 il proprio accostamento alla politica fatta e discussa, ad una dimensione pubblica
della quale andranno forse tenuti presenti soprattutto gli aspetti etici e pedagogici. Chiaro, del resto, anche nella fissazione di limiti a questa partecipazione alla sfera pubblica. Nel gennaio 1946, scrivendo a Cecchi che aveva visto un criterio politico attivo nel saggio del 1944, l'Introduction à l'étude de la littérature italienne contemporaine, Contini replicava in maniera piuttosto secca. Ma mi puoi spiegare, anzi dimostrare, l'asserita politicità di quelle pagine? Politicità esterna si può dire che non ce ne sia. Posso proprio vantare lì una discrezione non inferiore alla mia passione politica. Passione quindi non negata, ma selezionata, non resa attiva direttamente nelle pagine critiche. Male impiegata, tuttavia, se si può credere che quei giudizi letterari, come tali discutibilissimi, sono dolorosamente, ipocritamente mossi da ragioni extra letterarie. D'altra parte, poco tempo prima, in una bella e, devo dire, ignorata recensione di argomento mazziniano, ignorata nella ripresa recente di studi sulla fortuna di Mazzini, Contini aveva sostenuto una posizione analoga. L'opposizione mazziniana alla formula dell'arte per l'arte era per Contini il punto meno attuale del suo pensiero, perché scriveva: «Noi oggi sappiamo molto bene che la difesa della libertà dell'arte, quale fu condotta in maniera così, gauchement, scrive nel testo, e a modo di fuorilegge dai primi romantici, in un modo adeguato da Baudelaire e dagli altri nostri patriarchi, è un modo di lotta contro la tirannide e la salvaguardia dell'indipendenza di un valore umano esemplare per l'uomo tutto intero, contro i condizionamenti dell'esterno, dell'ambiente esterno». Non stupirà allora trovare Contini, che pure aveva dichiarato, scrivendo a Capitini alla fine di dicembre del 1947, che avrebbe votato per il blocco delle sinistre, cito, «non perché siano loro, ma per rafforzare l'opposizione, che attualmente è la sola cosa da fare», con chiarissima, come dire, individuazione delle tendenze politiche ormai in atto, siamo nel dicembre 1947, non stupirà, dicevo, che Contini prendesse le distanze nella primavera del 1948 dal congresso fiorentino dell'Alleanza per la difesa della cultura, che svolse di fatto opera di fiancheggiamento della posizione del Fronte Popolare in quelle settimane. Su un piano più generale, del resto, Contini era stato già estremamente esplicito, scrivendo all'inizio del 1946, sempre a Capitini, e qui cito di nuovo. Ah no, scusate, è la numero 5, eccola qui. «Lo sciocco panpoliticismo di certi mesi, quella specie di fanerogamia politica, mi faceva pensare che solo nel silenzio, da me chiamato, magari abusivamente, Torre d'Avorio, ma c'era anche reazione contro le sconce e ciniche contaminazioni letterario-politiche, solo nel silenzio si elaborano i valori umani che un giorno si potranno mettere in circolazione, tempus loquendi e tempus tacendi, anche nella più stretta tattica pubblica dell'uomo morale. Da allora, del resto, sono nuovamente al mio lavoro, da cui uscì un giorno, magari superandolo, bruciandolo, e da cui potrà uscire domani una qualche circolazione sociale, come si dice circolazione monetaria. Ma attenzione all'inflazione. Se si vuol salvaguardare l'autenticità dei valori, e anche ammesse le giustificazioni di una politica in certo modo gesuitica del come se, mi pare bisogni rispettare, fosse pure una mia debolezza fisiologica, il fatto della periodicità nella produzione dell'amore. Non simularlo, o almeno non fingerlo, più nutriente, più fecondo, meno velleitario di quel che sia. Non pretendere troppo, disperdendo la propria genuina produttività, di salvare irremissibilmente e continuamente le anime
che, detto ad Aldo Capitini, era un bel monito, questo sforzo di salvare irremissibilmente e continuamente le anime. Non occorre qui, non c'è bisogno, ripercorrere le cronache politiche del 44-45, la storia ossolana e l'attività giornalistica in Svizzera. Sono vicende note ed esaminate nei loro tratti generali, anche se per la verità, ed anche in base alla nuova documentazione che viene emergendo, qualche supplemento di istruttoria si imporrebbe. Il profilo del Contini azionista, repubblicano, federalista nei due sensi, in dimensione europea e nell'autonomia degli ordinamenti interni allo Stato nazionale, in certo senso antiborghese, anti-individualista nel senso liberale classico, diciamo così, favorevole a profondi interventi in materia di produzione e distribuzione della ricchezza, anticlericale o antiguelfo, i due termini non sono esattamente sinonimi, ma, come scriveva Contini, l'anticlericalismo è una sana reazione cristiana, in vari luoghi, anche in delle lettere e anche in delle lettere a Capitini. Dicevo, questo profilo è delineato in maniera sufficientemente netta e le lettere a Capitini ora consentono di prolungare l'osservazione oltre il margine dell'immediato dopoguerra. Si potrà però provare a segnalare una serie di spunti utili ad articolare ed arricchire ulteriormente il discorso. Da vari frammenti emerge ad esempio una notevole attenzione di Contini per la politica internazionale e si potrebbero qui tenere in conto degli scritti noti, quelli sulla frontiera orientale d'Italia, che toccava un tema delicatissimo e in chiave antinazionalistica, ma anche attenta a non concedere troppo ai nazionalismi altrui. Il testo è molto bello, o ad un saggio dedicato al ministro degli esteri Sforza. E perfino una lettera scherzosa a Cecchi, con la quale si assegnava di fatto una patente di menagramo, perché questa era la sostanza della lettera, a un traduttore francese, documenta Choseville, era di questa curiosità un piccolo compendio. E la citazione numero 7, misteriosamente scomparsa, no, eccola qui. Caro Cecchi, sabato ho rivisto Choseville. Sembra stia per andare davvero in Portogallo, ciò che mi fa augurar male della salute di Olivera Salazar. Arrivò a Pietroburgo il giorno dei funerali di Chekhov e vide i moti del 1905. Era in Italia durante l'occupazione delle fabbriche. Passò a Costantinopoli e Kemal prese il potere. Reduce dalla Siria e diretto a Bruges, nel 1934 si fermò un giorno a Parigi e scese in piazza. Rischiò la pelle, ma ci fu il 6 febbraio. Attenzione a un riferimento importante, la Parigi di Contini, a cavallo della metà degli anni 30, è sì la Parigi di Bédier e di Valéry, ma è anche la Parigi del tentativo di colpo di Stato fascista del 6 febbraio 1934 e dei primi mesi del governo di Fronte Popolare nel 1936. Attenzione, è un contesto molto particolare che va tenuto presente in tutte le sue articolazioni. L'ultima che combinò fu l'anno scorso ad Atene, un pomeriggio che scriveva a lei. Il crepitio delle mitragliatrici segnalò il colpo del defunto Venizelos e per quella sera non si trattò più di imbucare. Ma ci sono moltissimi frammenti che mostrano questa attenzione molto scrupolosa e molto diretta per le vicende della politica internazionale. Nell'aprile del 1936, quando questa lettera era scritta, i generali Mola e Franco non si erano ancora mossi. Ma da più di un accenno ho l'impressione che la vicenda spagnola abbia contato molto nell'orientare la sensibilità e le scelte politiche di Contini. Siamo di nuovo a quello snodo della seconda metà degli anni 30 che è stato più volte evocato, anche per le sue rilevanti implicazioni religiose. Si pensi ad esempio alle belle pagine del marzo 45, nelle quali, presentando uno scritto del canonico catalano Cardò, Contini, fra l'altro, osservava, e anche qui la citazione vale: a noi preme anche dar la prova in questo modo che solo per abuso prevaricante il falangismo ha potuto pretendere di identificarsi col cattolicesimo spagnolo.
Che il clero catalano rappresenti una frazione particolarmente colta e politicamente evoluta per via della stessa esperienza autonomistica della regione è esattissimo. Resta un fatto però che l'arcivescovo di Tarragona, e dunque secondo le più autorizzate interpretazioni primate di Spagna, cardinale Vidal y Barraquer, lo si è visto morire l'altr'anno in Svizzera, nell'angolo d'esilio cui lo costringeva la persecuzione del vigente cattolicissimo regime iberico. E questo ci preme asserire, che il problema della libertà spagnola, in specie il problema della libertà catalana, sono questioni che interessano ogni europeo. Non per nulla la guerra di Spagna è stata la grande guerra civile di tutta l'Europa e sulla meseta e tra le sierras è stata rappresentata la prova generale dell'asservimento del continente. Retrocessi a questa altezza cronologica, la lettera precedente era del 1936, si dovrà almeno segnalare un'altra questione. Quella dei tempi e dei luoghi, di formazione della biblioteca politica di Contini. La Perugia di Capitini, ma la Parigi che abbiamo citato, della metà anni 30, e poi Friburgo. Le frequenti citazioni, ad esempio, di Jean Jaurès rinviano direttamente alla tradizione del socialismo francese. Ma noi scopriamo dai carteggi in continui lettori e commentatori di Trotsky, la storia della rivoluzione russa era uscita in traduzione italiana nel 1938 ed è un libro molto letto in quel periodo, di Orwell, ma anche di autori ormai a noi meno noti, scomparsi abbastanza dall'orizzonte dei riferimenti contemporanei, un autore capitiniano, il russo, prima marxista ma ortodosso cristiano, esule nel 22 dal 23 a Parigi, Berdiaev, uno dei maestri dell'esistenzialismo cristiano e della polemica contro la tradizione dell'individualismo liberale, dell'individualismo senza giustizia, uno dei punti di snodo della riflessione sull'economia sociale capitiniana. Ecco, bisognerà cercare di ricostruire nel dettaglio questa composizione, questo scaffale di libri e di riferimenti. Insomma, a stare ad alcune osservazioni presenti nella intervista alla Ripa di Meana, probabilmente l'espressione cultura politica non sarebbe piaciuta a Contini, anche se di uso corrente fra gli storici dell'età contemporanea. Troviamo un'altra formula, ma il problema, uno dei problemi, credo sia quello. Un altro dato interessante. Riprendendo il colloquio con Capitini, Contini faceva una ammissione rilevante. L'idea, dato il postulato della non menzogna e interpretatolo nel senso della non reticenza, dirò che non ho ancora ritrovato, e me ne rodo, una soddisfacente chiave epistolare con te, mentre riuscivo così bene a conversare fino alla liberazione del Nord, vedi giornale. È certo che, dopo aprile, il trauma della delusione e dello sconforto è stato molto forte. E d'altra parte mi spiaceva molto, come mi spiace, assieme alla separazione degli amici, circostanza che mi sembra abbia imbarazzato nel nostro carteggio ancor più te che me, evidentemente perché non sapevi con quanto dogmatismo eventuale io fossi additus, a parte da te quasi sconfessata. La tua obiezione allo scadimento del movimento liberal-socialista da centrale a partito può essere confermata a posteriori, ma mi chiedo quanto non ci abbia influito attivamente il tuo a priori. La lettera è molto interessante per almeno due aspetti. La prima, perché autorizza una lettura degli scritti del 44-45 in chiave di dialogo materialmente interrotto, ma di dialogo ideale proprio con Capitini. Io conversavo con te sul giornale, non più direttamente, ma lì. La seconda perché evidenzia e attribuisce a Capitini una quota di responsabilità notevole con il suo rifiuto pregiudiziale di aderire al Partito d'Azione allo slittamento e al declino dello stesso Partito d'Azione. Quindi da questo punto di vista è un documento molto rilevante. Ma il punto qui riguarda soprattutto la lettura degli scritti del 44-45. Se letti in questa chiave, cioè nella chiave della
dialogo con Capitini, in alcune di quelle pagine ci sono affermazioni che distanziano parecchio Contini da Capitini. Una in particolare che va qui riportata. E l'ho scritta, è tratta da Domodossola entra nella storia ed è una citazione nota. Si intende la non violenza, si intende che se questa, la non violenza, fosse o potesse essere presa per una manifestazione di debolezza, sarebbe peggio che un errore. Perciò l'odio della violenza per se stessa, può essere esercitato solo da chi possiede la forza, cioè in tempo di guerra, da uomini recisamente disposti, dove occorra, al doppio sacrificio, ugualmente duro, di perdere e di far perdere la vita. E queste non sono chiaramente formulazioni capitiniane. È un'altra posizione che Contini ripropone, e ripropone, si badi, sulla base di una posizione particolarissima, di una posizione di distacco fisico, materiale, geografico, che però è anche un distacco radicalmente politico in una apparente contemporaneità. E qui la rottura si situa nell'estate del 44, quando l'Italia centrale è liberata, Perugia viene liberata nel luglio del 44, fine giugno del 44, e quindi Aldo Capitini è libero di fare quello che vuole, di fondare i COS, di non aderire al Partito d'Azione, non ci sono i tedeschi, ci sono gli angloamericani. Nelle stesse settimane, ma vivendo in due tempi qualitativamente diversi, al nord si impongono scelte radicalmente diverse. E qui si apre, come dire, un'incrinatura che non si salderà, secondo me, più. Accolto bene il tratto, accolto alcuni tratti di questo problema spaziale dell'esperienza politica nel periodo di fine guerra, perché c'è una questione proprio di spazi, Alberto Cavaglione, in un saggio molto bello che vorrei citare brevemente, opere scritte, pensate o pubblicate nell'arco alpino occidentale fra il 39 e il 1945, dove dentro ci sono tanti grandi personaggi, c'è, per citare un personaggio molto familiare nel mio settore, Federico Chabot, e la storia della politica estera italiana. Ma scrive Cavaglione: esiste un filo che lega l'intero arco alpino occidentale, dall'estremo confine ligure, sfondo del sentiero dei nidi di ragno, al Ticino delle edizioni luganesi di Gianfranco Contini e di altri intellettuali italiani passati in Svizzera, davvero o per figura come Montale, espatriato non fisicamente, ma per mezzo di una delle sue più famose raccolte di versi, Finistère, che rivelava, secondo Contini, un'allusion étymologique au désastre de la race humaine. Ci chiediamo, in altri termini, se quel titolo non rappresenti il senso di un'eccezionale, forse conclusiva condizione umana, così come le Alpi costituirono per molti autori l'estremo approdo sicuro in un mondo che precipitava verso una catastrofe, per così dire, geologica, come scrive sempre Contini. E credo che lo spunto meriti qualche ulteriore riflessione. Non mi fermerò invece, l'ho già fatto nel saggio introduttivo al carteggio con Capitini, su altri aspetti importanti di questi scritti che emergono per frammenti, come ad esempio un abbozzo di rilettura della storia italiana recente che da vari scritti del 44-45 di Contini si può delineare. Ed è una storia radicale, ed è una storia che conduceva al fascismo attraverso l'analisi delle radicali insufficienze dello Stato liberale e del fallimento dello Stato liberale, una lettura gobettiano post-gobettiana sostanzialmente della storia d'Italia recente. E sulle implicazioni e su questo senso di delusione nel passaggio fra la fine della guerra e l'immediatissimo dopoguerra, basterà citare qui un frammento epistolare reso noto da Ungarelli. Una lettera a Gianfranco Corsini del 21 giugno 1945. La faccenda dell'Ossola in settembre-ottobre fu una cosa molto umana e importante. Abbiamo vissuto nell'ossigeno della libertà, esperienza che è certo mancata a tutti gli altri italiani. Di nuovo questa radicale separazione spaziale fra una peculiare vicenda politica e il resto della cronaca politica italiana. Unanimità, entusiasmo collettivo, esaltazione.
sono tornato al momento della seconda liberazione, quella finale, quella del 45, per alcuni giorni e ho visto la differenza di potenziale, la sfiducia, l'atonia, il psichismo amorfo e meschino, l'arrivismo dei botoli. Inutile dire che i migliori hanno totalizzato calci nel sedere. E quindi c'è già un passaggio netto al momento della conclusione della guerra fra quella che è stata la vera esperienza di liberazione, le settimane dell'Ossola, e le tendenze che si manifestano a liberazione avvenuta. C'è poi un altro problema, secondo me, che è quello dell'Ossola dopo il 45 e del maturare a livello non solo generale, ma anche, credo, specificamente locale, di una delusione politica in continui. Delusione che è ancora percepibile a molti anni di distanza nella testimonianza di Diligenza e Volontà, dove per accenni molto cauti però questo tema emerge. Capitini scriveva a Contini il 25 maggio del 49 dell'invito a collaborare al risveglio ossolano e Contini risponde pochi giorni dopo: il giornalucolo di qui non merita che tu ci perda tempo. Ma su quel giornalucolo Contini nel 46 aveva pubblicato contributi rilevanti proprio relativi al tentativo di avviare una politica di riforme, di autogoverno e di autonomia nell'Ossola. Liberal socialismo e azione ossolana, bozze programmatiche di un possibile impegno locale poi bruscamente venuto meno. E qui credo che occorra approfondire anche documentariamente l'indagine, perché mi sembra emergere un'analogia in piccolo con una vicenda più nota e più drammatica e che segnò anche in quel caso una rottura drastica con la politica, quella vissuta da Federico Chabot in Val d'Aosta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui era un faceva parte del Partito d'Azione, fu capo del governo provvisorio a Val d'Aosta, dovette combattere contro tendenze separatiste, eccetera, eccetera, visse un'esperienza drammatica rischiando la vita e rinunciò completamente all'attività politica, né mai tornò più in Val d'Aosta se non in punto di morte, solo per rivedere per l'ultima volta le sue terre di origine. Poi continua il Partito d'Azione, fedele, rigorosamente fedele, fino allo scioglimento del Partito d'Azione, ma non strettamente uomo di partito. In realtà su questo terreno si recupera una certa unità di intenti con Capitini attorno al progetto di giornale, attorno al progetto di movimenti federativi dal basso per cercare di tenere insieme quest'area del socialismo italiano che invece andava sempre più clamorosamente frantumandosi e disperdendosi. Non uomo di partito, emerge ad esempio, questo è interessante dal punto di vista lessicale, in più di un caso in queste lettere un termine significativo. L'originalità del foglio, del giornale che stanno progettando, dovrebbe consistere nel promuovere la formazione difensiva e soprattutto attiva di un fronte popolare. Il termine lo usa Contini, ma è memoria francese, questa chiaramente. Il che implica, fra l'altro, una correzione di metodo delle liste bloccate di partito e insomma agli istituti stessi della partitocrazia. Siamo nel 1947, il termine circola già e circola fra l'altro in ambienti non propriamente antifascisti, circola nell'Italia centro-meridionale in ambienti antici, ellenisti e di destra, ma siamo prima comunque della famosa prolusione di Giuseppe Maranini del 1949 che dà legittimità scientifica e pubblica al termine. Ed è molto interessante come indizio lessicale. Quindi da questo punto di vista alcuni elementi progettuali comuni si ritrovano. Quello che qualifica la posizione di Contini è però una crescente distanza rispetto al proposito di unità d'azione con il Partito Comunista. Qui naturalmente i documenti ci restituiscono giudizi mutevoli a seconda anche della densissima cronaca politica italiana di quei mesi. Quindi le posizioni che cambiano continuamente richiedono commenti che si adeguano di volta in volta alla situazione. D'altra parte, abbiamo detto, nell'antiguelfo Contini non mancano affatto prese di posizione piuttosto articolate e caute e attente sulla politica degasperiana, subito dopo il 45. La diffidenza e l'attenzione allo stesso tempo
verso l'esperienza comunista è testimoniata anche, ad esempio, nelle cronache ginevrine. Da un lato, con l'ironia rivolta alla linea della segreteria del partito, che è l'unica che decide la storicità degli eventi e delle scelte politiche, dall'altra con la notazione, cito a memoria, che gli dispiacerebbe che il mondo si fermasse a Lukács, ma gli dispiacerebbe ancor di più che il mondo si fermasse prima, rimuovendo quindi e vantandosi della rimozione di quell'esperienza invece di attivare un confronto più approfondito. Ma è soprattutto una lettera, che è una lettera chiave ed è bellissima, va citata a lungo, del 1947, che dà il senso di questo particolare rapporto. Sono sotto il trauma del resto previsto della votazione dell'articolo 7 da parte dei comunisti. Riconosciuto il loro assoluto funzionalismo, confronta patto russo-tedesco, sabotaggio comunista contro il governo francese del 39, rifiuto all'opposizione a Gonella, eccetera, per non dire dell'ossigeno alla monarchia nel 44, sono accuse pesanti. Fra l'altro dico, mettere il voto dell'articolo 7 sullo stesso piano del patto Ribbentrop-Molotov è un giudizio storicamente assai, assai impegnativo. Non c'è che da prendere atto definitivamente che noi illuministi, moralisti, eccetera, gente dai principi in qualche modo trascendenti, siamo d'un'altra razza. Per loro, naturalmente, questa è una superfetazione piccolo borghese, ma per noi è veramente troppo poco essere d'accordo solo sul millenarismo d'un programma sociale. Te ne parlo con vera amarezza. Non dividere la classe lavoratrice, eccetera, eccetera, è uno slogan, oltre che, io temo, anche politicamente semplicistico, atto a escludere i moralisti, i comunisti religiosi, dal novero degli eletti. I comunisti religiosi. Ma questo è razzismo. Quel tal gerarca, in realtà era il sindaco di Vienna, Luger, diceva «Judeist, wenn ich bestimme», e costoro «Arbeiterist, wenn ich bestimme». Il polverizzamento della Francia 1940, dell'Europa pre-39, della rivoluzione dell'89, del liberalismo, del laicismo, eccetera, è un fenomeno unico che da noi si è manifestato in politica interna, con la crisi del Partito d'Azione, del PSIUP, eccetera. Noi siamo la minoranza in regresso per lo sfasamento tra l'istanza liberale e il reazionarismo sociale dei regimi liberali. Ma siamo anche i vettori di un'esigenza che dovrà affermarsi entro un mondo socializzato, e il Partito Comunista fa un grave errore a non tener conto della nostra esistenza, ad agire spregiudicatamente, a considerarci come dei suoi modernisti. E anche quest'ultima notazione è particolarmente significativa. In continuo, e qui vorrei concludere anche perché, mamma mia, ho preso fin troppo tempo, resta molto viva, molto forte sentimentalmente, il retaggio dell'esperienza partigiana. Anche se in alcuni tratti emergono, pensavo a quello che diceva poco prima Fulvio, dubbi, ripensamenti. Contini parlerà, ad esempio, della fine tragicissima di Gentile, e anche qui l'aggettivo è particolarmente significativo. Volevo concludere citando però, a testimonianza di questo radicamento sentimentale della memoria partigiana, una singolare lettera del 1949, in un momento in cui i rapporti con Capitini erano diventati molto tesi per ragioni accademiche, al limite della rottura. Capitini era debitore a Contini di una somma che in quel momento gli rispedisce. E Contini risponde: «Perché rimandarmi quella somma? Era deciso che dopo la restituzione ne avresti disposto in modo presumibilmente simpatico a me. Dovendo per forza maggiore darle io una destinazione, l'ho mandata alla legazione per l'assistenza alle famiglie dei caduti, preferibilmente partigiani, che naturalmente non ricevono ancora la pensione». Grazie. Moretti ci ha guidati da par suo in questa disamina del Contini.
politico, ovvero dell'atteggiamento di Contini nei confronti della politica e della sua esperienza politica, e mi è sembrata una lettura estremamente acuta ed importante, perché chiunque abbia dimestichezza con gli scritti, ma anche con la persona, abbia avuto occasione di colloquiare con lui su temi politici, sa bene che Contini, ma soprattutto nelle posizioni pubbliche, insomma nelle pubblicazioni, Contini era estremamente poco propenso a suonare la gran cassa, cioè ad assumere verbalmente atteggiamenti, anche solo verbalmente atteggiamenti clamorosi. I suoi enunciati sono sempre estremamente calibrati e contenuti, vanno saputi interpretare, e Moretti ha fatto proprio questo, utilizzando in maniera estremamente acuta scritti privati che chiariscono quella che è stata la sua posizione di uomo che ha coltivato una grande illusione che per lui, come per tanti altri italiani, non si è realizzata.